una storia emozionante come ce l'ha raccontata Biagio. Siamo davvero molto contenti di averlo qui sul palco. La prima domanda in questo caso è: Biagio, come stai? Ora bene. Sto bene. Molto bene. Ci fa molto piacere. Sì. Insomma, molto benissimo. Ora sono al 100%, diciamo. Meno male. Questa è una notizia sicuramente, sicuramente bella, perché poi... Non è stata bella all'inizio, ma ora... Al di là di ogni cosa, insomma, quello che conta è questo, insomma, vale più di tutto. In quei momenti penso ci sia stata una sensazione di grande paura, di grande incertezza. Diciamo che in quel momento mi sono passati tutti i miei 48 anni di vita in 5 giorni. Nel pensare e tutto, quando non riuscivo a respirare, se riuscivo, se ce la facevo, se non ce la facevo, il medico mi diceva: tu ce la devi mettere tutta, io mi prendo il mio impegno, ma tu, se non ci sei tu che ti prendi il tuo impegno, non riusciamo, tutte e due ci dobbiamo aiutare. E infatti, così, per miracolo, lui mi ha detto che di solito uno che era intubato doveva rimanere 10 giorni, 15 giorni, io a 5 giorni ho iniziato a respirare da solo. Mi ha detto: sei fortunato. Sembra un miracolo. Sei stato bravo a reagire. Noi siamo contenti. Grazie. Perché questa è anche la tua festa oggi, è anche la tua festa. Grazie. E questo premio va veramente a quello che sei riuscito a fare, anche grazie, naturalmente, l'abbiamo sentito, al supporto di San Edil.